Sano, il ristoratore che ha offerto il banchetto di nozze come deve regolarsi in questi casi? Beh, prima di tutto deve intervenire per salvaguardare le persone e quindi l'emergenza sanitaria al 118 deve essere il primo atto di responsabilità. È Certo. chiaro che dopo causa effetti, la verifica, la tracciabilità dei propri processi, perché è chiaro che l'esercizio verrà attentamente controllato e verificato, e lì Certo. occorre dimostrare ciò che è stato fatto e probabilmente ciò che non è stato fatto, perché quando si arriva a intossicare vuol dire che Che c'è il qualcosa che non processo, va. il procedimento Allora, probabilmente non è stato fatto. torniamo. Che tipo di cucina e servizio cercano gli italiani, Cursano, lei che è esperto? Beh, dunque, diciamo che il pranzo è più una necessità, ecco perché Certo. il lavoro, la mancanza di tempi ci porta in qualche modo a Beh, anche la fruire cena, molto. volendo, se uno Beh, la salta il cena è pranzo. più la scelta di trascorrere una serata e quindi c'è una predisposizione alla spesa anche diversa rispetto al bisogno della Certo. mezz'oretta della pausa. È chiaro che il bisogno è quello della socialità, dello stare insieme, della condivisione. E poi al ristorante si va perché in qualche modo si cerca di gustare o trovare quei piatti che più nelle mura domestiche non si fanno, quelli un po' complessi, complicati della nonna, e quindi il ristorante in qualche modo svolge anche questa funzione di mantenere viva una tradizione, quella vera, autentica. Poi in qualche modo è la scelta anche di andare a mangiare fuori, però il concetto di fondo, la funzione del ristorante ha proprio questo ruolo anche di preservare un legame con il territorio, con la tradizione e soprattutto una funzione della casa fuori casa degli italiani, in qualche modo ciò che sempre di più si non si trova nelle mura domestiche perché non si mangia più a casa, si cerca di trovare questo contesto proprio dell'accoglienza, della socialità, delle coccole che erano tipiche di un modello di socialità che adesso un po' sta venendo Sta meno. bene. Se un cliente vi chiede di vedere l'etichetta di un prodotto che avete utilizzato, siete tenuti a mostrarglielo? No. No. Assolutamente no. Noi come ristoratori siamo configurati come consumatori finali. Noi selezioniamo, troviamo, scegliamo i fornitori, abbiamo il nostro processo produttivo perché noi non vendiamo un prodotto, vendiamo un servizio, vendiamo una trasformazione, vendiamo una reputazione che è Certo. fatta di storia, di esperienza, di etica, di professionalità. È chiaro che nel nostro settore c'è anche dell'improvvisazione che mette a rischio i consumatori e qui probabilmente sono anche le regole di accesso, perché se uno che cammina per la strada apre un ristorante e non ha nemmeno la cognizione dei rischi che sono legati Certo. alla manipolazione, è un problema anche di accesso. Quindi Senta, ma noi se uno le dobbiamo chiede, essere è chiaro, trasparenti, noi dobbiamo trasparente, e dare questo è importante. informazioni, ma non abbiamo obbligo da questo punto di vista, invece gli organi di controllo hanno questa possibilità di intervenire, controllare Ma e verificare. le è capitato mai, Cursano, che qualcuno dei suoi clienti le chiedesse di accedere alla cucina, per esempio, del ristorante? Allora, non possono nel modo più assoluto. I luoghi adibiti alla manipolazione possono essere soltanto e solamente utilizzati dagli addetti con indumenti, con caratteristiche e modalità che la norma prevede. La contaminazione degli ambienti avviene in un modo tale, aerea, con le mani, con i vestiti, che molto spesso oggi per rispondere a quella necessità, sempre di più ristoranti danno l'effetto vetrata per far vedere la polizia, i comportamenti, ma anche gli organi di controllo devono dotarsi di appositi vestiari, cappucci, Chiarissimo. coprischarpe perché nei luoghi sono solo predisposti per gli addetti e i controlli devono adeguarsi alla non contaminazione Allora, degli benissimo, c'è anche una domanda per lei, Cursano. Vediamola. Se il ristorante dichiara di utilizzare alimenti biologici, è tenuto a utilizzare il bio al 100%? Nei piatti, nei prodotti che sono espressamente indicati, devono avere le caratteristiche che la legge prevede. Non c'è via di mezzo perché il concetto bio è un legame di un processo, di una tracciabilità, di una coltivazione che deve rispondere al 100%. Nel piatto però, non nella tipologia. Nel Laddove si piatto. indica quel piatto, quelle caratteristiche devono essere dimostrate e devono essere Molte tracciate. grazie ad Aldo Cursi.